Ciao a tutte ragazze, benvenute e bentornate sul mio canale. Cominciamo questo video così che vi faccio vedere lo scatolone che devo spedire con le donazioni, le creazioni da dare in beneficenza per dei bambini molto piccoli, neonati e bambini piccoli. Allora, ci sono questi due fiocchi nascita, uno è fucsia da bambina, sono fiocchi pagliaccetto e sono carinissimi. Fatti a mano da me, e poi c'è anche questo qua in versione maschietto, fiocco nascita sempre da dare appunto a qualche mamma. E poi abbiamo fatto un pochino di chiudipacchi. Allora, ci sono questi cuoricini fatti così di tutti i colori. E questi chiudipacchi servono per quando fanno le preparazioni per le neomamme che mettono magari delle copertine fatte a mano, tante cosine dentro per i bambini. E poi appunto chiudono i pacchi, allora mettono qualcosina. Ecco, noi abbiamo pensato di fare queste cosette. Poi abbiamo fatto dei ciuccetti piccolini di tutti i colori, anche questi. Molto molto carini, sempre fatti a uncinetto, però in cotone questa volta. E poi mia mamma ha fatto, perché lei che fa le creazioni a uncinetto, ha preparato questi biberon molto carini in cotone, sono veramente bellissimi. E così, insomma, ci siamo unite e abbiamo fatto delle cosine. Sapete che lei fa uncinetto, io invece faccio le creazioni in feltro e stoffa. Noi non sappiamo bene in quali ospedali ovviamente andranno queste creazioni, però quando poi le mamme le ricevono, solitamente ci mandano sempre qualche foto, ecco, di queste mamme molto contente. Poi qui abbiamo fatto dei sonagliini per bambini, quelli che li scuoti e fanno rumore. Poi per un progetto di Abbracciamoci. Abbiamo creato questi cuscini. Allora, mia mamma ha fatto questo qui unicorno uncinetto e questo qui emoji, già impacchettati ovviamente. Questo è il mio bigliettino da visita. Se voi cercate Passioni di Ela, mi trovate ovunque, su Facebook, Instagram e ho anche un blog. Per acquistare le mie creazioni, per chi fosse interessata, scrivetemi poi qui sotto nei commenti oppure andate a cercarmi su Instagram o su Facebook, così ci possiamo mettere d'accordo. E comunque sì, abbiamo creato quindi questi due cuscini, io li ho già impacchettati perché appunto pronti per essere spediti. E poi vi faccio vedere che invece io in panno lenci ho fatto questi due qua. Sono due cuscini che vi ho messo la foto qui. Allora, uno è la gocciola dell'amulino bianco e l'altro è l'abbraccio. Sempre per il progetto, appunto, cuscini da abbracciare e andranno a dei bambini dai 3 a 6 anni. E noi siamo veramente molto felici perché questi bambini comunque hanno bisogno davvero di tanto, tanto affetto e tanto amore. E poi abbiamo preparato alcune cosine da dare in donazione. E insomma, ragazze, quindi questo è stato un po' il pacco di questo mese. Poi a settembre ne manderemo un altro e farò tante cosine per neomamme. Poi vi farò vedere anche in stoffa. Insomma, farò diversi progettini che già non vedo l'ora di realizzare. Infatti, domani, che è lunedì, vado a prendere le stoffe al mercato. E adesso vi faccio vedere qui i sonaglini, vedete come suonano, sono proprio carini. Ma ora cambiamo proprio registro perché finalmente sabato abbiamo dato il bianco nell'entrata. Yeee! Ce l'abbiamo fatta, ragazze! Abbiamo fatto tutto bianco. Adesso qui vedete mio marito che stava grattando lo stucco dappertutto perché qui era pieno di quadri, quadretti, e c'erano già da prima che io venissi a vivere qua. Quindi è così perché io appunto questa casa arredata me la sono trovata. Ma appunto quest'anno abbiamo deciso di rinnovare tutti gli spazi, gli ambienti e cambiare un po' di cose. E adesso qui lui ovviamente sta dando il grigio, come abbiamo fatto per lo scorso video quando abbiamo fatto il makeover dello studio, che te lo metto qui,
sopra e ci va una mano di grigio per coprire questo giallo e poi abbiamo dato due mani di bianco. Comunque per pranzo ho preparato una carbonara un po' insolita perché l'ho fatta vegana. Anziché metterci la pancetta ci ho messo le zucchine tagliate a dadini, poi vabbè lo scalogno, le uova, la pasta, stesso procedimento, solo che ho sostituito la pancetta con le zucchine. E devo dire che mi è uscita davvero buonissima. Ragazze, noi sabato mattina abbiamo iniziato i lavori e sabato sera avevamo già finito. Perché? Perché faceva caldo e quindi è passata tantissima aria e la vernice è asciugata davvero in fretta. E siamo proprio felici. Ecco qui, vi faccio vedere la nuova disposizione, il rinnovo dell'ingresso. Ho messo qui dove c'era la specchiera, ho messo il guardaroba con tutte le cosine appunto che avevo prima. Poi dovrò fare un po' una selezione, ma per adesso le ho messe lì. E poi lì davanti dove c'è il contatore, poi prenderò un quadretto da Action. E adesso vi faccio vedere di qua ho messo la scarpiera, l'ho messa così perché poi lì vicino voglio mettere un piccolo puff tipo quelli lì quadrati e così quando uno entra si può sedere e cambiarsi le scarpe. E devo dire che a me piace tantissimo perché si è proprio aperto l'ingresso e è proprio stato rinnovato. Poi in questa parete invece metterò lo specchio lungo che avete visto in qualche video precedente. Comunque adesso qui vi faccio vedere che appunto avevo finito di sistemare, poi quella griglia copritermo l'avevo lavata e non vi dico la polvere che non c'era, ma adesso insomma è tutto bello ordinato, sistemato e io sono strafelice perché l'ingresso è veramente grandissimo e mi piace proprio tanto tanto. Poi qui sopra ho sistemato le cosine che avevo sulla specchiera, ma insomma ha cambiato proprio faccia adesso, è un ambiente unico, omogeneo, perché si collega benissimo con lo studio e anche con la cucina e io sono stra felice. Ebbene ragazze, eccomi qui indirettamente dal mio ufficio e allora questo video direi che finisce qui, anche perché non ho fatto chissà quali grandi riprese, visto che comunque abbiamo dato il bianco e eravamo un po' impegnati in questo, comunque spero che vi sia piaciuto. Poi ho visto sotto i commenti del video precedente che vi ha un sacco incuriosito la mia proposta di fare dei video tutorial, una piccola serie di video tutorial per chi vuole iniziare ad approcciarsi con la macchina da cucire, e quindi ho pensato di farne due o tre per spiegarvi bene come si usa, come si fa e quali scegliere, soprattutto quale macchina scegliere e cosa fare la prima volta che acquistiamo una macchina da cucire, insomma fare un due o tre video dedicati a questo che poi verranno inseriti in un video solo, quindi ci sarà magari, che ne so, metà pulizie e l'altra metà sarà dedicato a questo argomento. Poi invece volevo farvi un po' un aggiornamento riguardo alla mia dieta, perché anche lì ho visto che mi avete scritto con abbastanza curiosità. E allora vi dico già che con Fast Drena di Equilibra mi sono trovata bene, ho fatto un sacco di plin plin e quindi ho perso tantissimi liquidi e di conseguenza perdendo liquidi perdo anche ovviamente gonfiore. Infatti avevo le caviglie gonfie, adesso sono abbastanza sgonfie, avevo anche le braccia qua praticamente, queste le braccia nella parte superiore molto gonfie e invece adesso sono abbastanza anche queste sgonfiate. Sicuramente gli integratori che ho affiancato nella mia dieta sono stati utili e fondamentali, mi hanno aiutato a non patire la fame assolutamente, anche perché io sto cercando di seguire veramente una dieta abbastanza drastica, sì, ma che sia anche equilibrata. Faccio i miei due spuntini al giorno, quindi alla mattina magari mi mangio verso le 10, che ne so, tre fette biscottate con marmellata, oppure mi faccio un piccolo frullato, per esempio, oppure
oppure faccio dei pancake proteici con sempre marmellata sopra, oppure un porridge con della frutta. Insomma, sto cercando di far ruotare queste 3-4 cose senza esagerare. E poi invece al pomeriggio faccio il mio piccolo shape di, appunto, metto Food Spring dentro, lo shape 2.0, quello che vi ho fatto vedere, e mi sto trovando molto bene anche con quello. Infatti ne ho ordinato un'altra scatola perché questa qui l'ho quasi finita. E comunque devo dire che la prima settimana è andata abbastanza bene. Quanto riguarda gli integratori, fatevi sempre ovviamente consigliare se non sapete, ecco, cosa scegliere da qualche nutrizionista, oppure basta semplicemente andare in farmacia a chiedere un po' di informazioni, anche loro ne sanno abbastanza. Io ormai sono. Non lo so, sono abbastanza documentata sul fatto integratori, anche perché quando prendo gli integratori guardo gli ingredienti e se so già che se c'è qualcosa che a me disturba, boh, non lo compro, ecco. Tenetevi sempre su qualcosa di naturale, poi tenete conto anche delle vostre allergie, se cercate di stare attenti. Fare la dieta significa adottare uno stile di vita sano senza privazioni. Generalmente in una dieta ipocalorica non è che uno si deve levare proprio tutto, ecco, io sono un caso a parte, però parlo in generale, basta togliere dolci, bevande gassate, pasta, pane, ecco, tutte queste cose qui. Secondo me è un'alimentazione proprio sana che potete seguire tutte tranquillamente. È quella di cucina botanica, perché lei fa delle ricette che sono ottime, anche se lei propone uno stile più vegetariano, però non importa, io la seguo e mangio la carne, per esempio, quindi non è quello. E comunque ci sono dentro delle ricette che voi potete fare che sono veramente low carb, perché veramente non c'hanno pochissimi carboidrati. Per iniziare uno stile di vita sano, può essere un'idea, ecco, prendere in considerazione. Vi lascio qui sotto, qui nell'info box, i suoi due libri che ha pubblicato, perché sono molto interessanti. Io ce li ho tutti e due, li ho comprati. Il primo libro è un metà è più teorico e quindi vi spiega bene perché avvicinarsi a questo mondo vegano, le verdure, in quali stagioni le troviamo, cosa cucinare, cosa comprare. E poi c'è una parte riguardante anche la nutrizione, quindi scritto in collaborazione con una nutrizionista, un libro veramente valido, vi lascio il link qui sotto. E poi invece l'altro libro è meno teorico ed è più pratico. E nella praticità ci sono antipasti, i primi, i secondi, i contorni, i dolci, le basi, le preparazioni, quindi c'è proprio tutto, avete tutto dalla A alla Z. E cioè, per chi lavora, il lavoro già è una tentazione perché si pranza fuori. Il mio consiglio è ovviamente portatevi i pasti da casa, cercate di prepararli la sera prima per il giorno dopo. Il periodo migliore per fare la dieta è l'estate, non è l'inverno, perché in inverno non abbiamo voglia di bere acqua perché non abbiamo caldo, non abbiamo voglia di mangiare piatti freddi, un po' più verdure, cose varie, perché ovviamente non fa caldo e quindi d'inverno ci si riversa di più verso la pasta, verso le preparazioni da forno, quindi cose molto sostanziose perché si ha più fame. Visto che mi avete scritto in tante su questo fatto della dieta, allora ho voluto fermarmi questi 5-10 minuti. Vedete tante belle cose, i risultati arrivano. Quindi ragazze, io i miei consigli ve li ho dati. Vi lascio giù nell'info box tutto quello che riguarda appunto i due libri che vi ho detto, così potete andare a darci un'occhiata. Li trovate su Amazon, ma anche da Feltrinelli, oppure nei negozi dove vendono libri, o anche negli ipermercati dove vendono libri. Anche lì, dateci un'occhiata che magari li trovate. E per il resto, niente, io penso che vi saluto qui. Noi come sempre ci vediamo giovedì alla mattina, è ripresa la programmazione normale dei video, quindi tutti i video usciranno il lunedì e il giovedì alle 9 del mattino. E giovedì cercherò già di mettervi una prima parte del corso di cucito a macchina, quindi ci tengo tantissimo e spero che vi piaccia. E nulla ragazze, saluto.
io vi saluto, voi sapete già che cosa fare, vi aspetto poi qui sotto nei commenti e fatemi sapere se anche voi state facendo una dieta o se volete iniziare, come volete approcciarvi, se i miei consigli possono essere stati utili. E io niente, vi abbraccio tutte, vi bacio tutte, saluto le nuove iscritte e anche tutte le altre iscritte al mio canale che mi seguite sempre con tanto amore e tanti cuoricini. Ci vediamo giovedì con un nuovo video. A presto, ciao!